ieri arriva una sconfitta della Buena Onda, ma voi non avete mai in nessuna circostanza dimostrato di essere inferiori. Sì, abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo di avere una squadra potenzialmente forte, ce l'hanno dimostrato perché hanno avuto le loro occasioni e le hanno concretizzate. Noi purtroppo, come hai visto, abbiamo avuto moltissime occasioni, abbiamo avuto il pallino del gioco, anche se comunque loro ci mettevano in difficoltà perché sono una fortezza, insomma. Però sono contento della partita che abbiamo fatto, vi fa complimenti agli avversari e sono fiero di far parte di questa società, perché dal nulla abbiamo creato tanto, abbiamo fatto tanto, abbiamo lottato tanto e alla fine di questa partita mi sento fiero di far parte della Buena Onda, perché lo dimostrano comunque i risultati, stare lì anche se molto attardati dalla capolista, però lottate ancora per un posto nei playoff. Certamente, mancano 5 gare più quella da recuperare, noi saranno lotteremo 5 finali. 5 finali, lotteremo dall'inizio alla fine per cercare di arrivare a fare playoff e fare qualcosa di buono, ecco. È bello vederti dopo una partita, nonostante la sconfitta, vederti con il sorriso. Come è andato il tuo confronto, il tuo duello con un ex compagno di squadra, De Santis? Bene, io ho fatto il fallo alla fine, a tu per tu col portiere, no, sono contento, fa sempre piacere giocare con questa squadra così forte, purtroppo è andata male. Senti, vogliamo mettere un po' in evidenza, io l'ho detto nel corso della cronaca, vedere l'arbitro venire vicino a voi con il sorriso, sì. È difficile vedere queste cose, sì. E soprattutto voi replicare, ma non in gesto di presa in giro, benché un dialogo e serve molto anche questo a questo movimento. Sì, ha fatto per me una grossa gara, anche se c'era forse un piccolo rigore, però c'erano gli gara. Estremi per un rigore c'erano, si estremi, poteva dare. Sì, c'erano, però va bene, ha fatto un'ottima gara, sono contento perché è difficile trovare un rapporto così con l'arbitro, è stato bravo, faccio i complimenti anche a lui perché loro servono e sono fondamentali per una gara, insomma. Bene, grazie di questa analisi e soprattutto questo concetto definitivo, e noi ti auguriamo un buon proseguo di stagione, grazie ancora. Grazie. Allora, mister Capolaletti, si sapeva che questa era l'inizio di un finale di stagione veramente entusiasmante, sarebbe stato duro lottare per restare lì, non è mai facile, soprattutto quando si incontrano delle squadre che poi ti lasciano esprimere perché sanno esprimere il loro valore. Sì, intanto buonasera a tutti. Partiamo da una considerazione, ci tengo, dedichiamo questa vittoria a Massimo Sbardella, che dirigente del Castelfontana, amico del nostro presidente Andrea De Stefano, e ci teniamo particolarmente per quello che ha dato a questo movimento, per quello che ha dato a questo sport, quindi tanto la dedichiamo a Massimo. E per quanto riguarda la partita, il mister lo conosco benissimo, Simone, la sua squadra ci ha sempre messo in difficoltà, all'andata siamo andati sopra e ci hanno rimontato. Poi tra l'altro tra voi però ci sono anche dei trascorsi molto belli, perché già dall'epoca dei campionati provinciali voi avete sempre duellato con belle partite. Sì, sono contento quando ci incrociamo sul campo, l'ultima volta è uscito vincitore lui con la sua squadra, questa volta usciamo vincitori noi, però quando c'è bel calcio a 5, bel futsal, dobbiamo essere contenti. Faccio i complimenti al Buena Onda, il campionato è avvincente anche perché dietro non molla nessuno, stanno tutti sul pezzo. Noi purtroppo abbiamo avuto diversi problemi, a parte gli infortuni, ma soprattutto con l'impianto. Noi sono settimane che ci alleniamo poco e male perché non abbiamo l'impianto a disposizione, stanno rifacendo gli spogliatoi, ci hanno ospitato fortunatamente qui la Fortitudo Mirafin, che ringraziamo. Però comunque ecco, mantiene l'imbattibilità, nonostante che si cambia campo, dal Palenea ci si trasferisce al Palale Vinium, la musica sembra non cambiare per la capolista. Sì, io devo fare i complimenti ai miei ragazzi che riescono sempre a stare sul pezzo, oggi 3-0 in una partita del genere, sfruttando le poche occasioni che ci hanno lasciato e difendendo bene, secondo me è sintomo di avere una squadra con gli attributi. Poi ci mancano ancora 6 o 7 finali, perché sono tutte finali, fortunatamente gli scontri diretti li abbiamo in casa, venderemo cara la pelle, noi ci puntiamo, non ci siamo mai nascosti e continueremo a farlo. Mister, abbiamo rivisto molto frettolosamente l'episodio del calcio di rigore che loro recriminano sul 2-1,
sul 2-0, scusa mister, abbiamo avuto la sensazione, l'episodio è dubbio, ma ci poteva essere il calcio di rigore. Guarda, ti dico la verità, poteva esserci come poteva esserci il nostro a un minuto dall'inizio, perché comunque Simone a porta vuota non calcia, salta al portiere ma poi cade addosso al giocatore che è entrato in scivolata, che non ha preso la palla. Gli episodi fanno parte del gioco, se ci hanno sorriso stavolta sono contento, spesso purtroppo non ci sorridono. Ripeto, fa parte del gioco, noi dobbiamo essere bravi a dare sempre il massimo e stare concentrati, e oggi lo siamo stati. Allora, due belle squadre e soprattutto abbiamo messo in evidenza con Salmeri la prova del direttore di gara. Sì. Vedere il sorriso stampato sul volto di un arbitro e soprattutto di quello dei giocatori fa veramente pensare, fa veramente riflettere. Guarda, è la stessa cosa che ho pensato io, perché a noi ci chiedono spesso di collaborare con gli arbitri. Per loro è difficile partire di questo ritmo. Il direttore di gara è stato impeccabile, al di là delle decisioni che può sbagliarle, ma nei rapporti con i ragazzi spesso si è girato dicendo l'ho vista così, quindi un arbitro che non è presuntuoso, non è arrogante e ti spiega tranquillamente quello che succede, va benissimo così, magari tutte le settimane.